così siamo arrivati quasi alla fine. Adesso manca l'arredatore. Ma quello che diciamo sempre, guardate, in un intervento come questo, quante persone lavorano? Me le sono scritte perché poi non mi ricordo più. Voi pensate che in un intervento come questo che abbiamo fatto ha lavorato uno studio tecnico, lavorano le agenzie immobiliari, un notaio, muratori, elettricisti, decoratori, idraulici, impresa di pulizie, magazzini edili, mobilieri. Guardate, in un intervento come questo, veramente i serramentisti, il denaro etico che si mette in circolo e che rimane sul territorio. Adesso andiamo a vedere una curiosità sull'impianto elettrico. E poi noi abbiamo un elettricista che è straordinario. Bagno l'abbiamo completamente finito. Tutte le luci che avete visto di questo appartamento sono luci a LED che hanno un consumo veramente ridotto nulla. E tramite questo piccolo computerino, guardate, qua possiamo mettere sulla doccia questa luce qui, ma possiamo farla diventare blu. Possiamo cambiargli tonalità. Può diventare rossa, può essere una cromoterapia. Guardate che particolarità all'interno della doccia, sempre con l'altra sua luce e quella che se vogliamo diventa bianca. Siamo nella camera. Anche qui abbiamo finito tutto, nella settimana che viene avremo gli arredi. Avete visto che belle luci? E guardate anche nella camera che effetti possiamo avere, dividendo, guardate, tutto in cromoterapia e possiamo addirittura comandare che questa luce cambi colore per conto suo, rimanendo lì. Oppure dando a queste altri colori, altre tonalità. E tutto questo lo può fare sia in automatico, perché abbiamo il nostro computerino, gestisce lui e cambia automaticamente le luci, o altrimenti la luce bianca, e bianca la facciamo anche quella. Ebbene, eccoci giunti alla chiusura di quest'ultimo video del 2020, ormai siamo prossimi all'anno nuovo. Nell'augurarvi tanti carissimi auguri da tutto lo staff Abita, ci auguriamo che il 2021 sia un anno di ripresa, dove si possa tornare alla normalità che ormai sembra persa. Quindi, augurandovi tanti auguri dallo staff Abita, io torno a giocare un po' con le lucine. Buone feste a tutti! Biellese territorio straordinario e noi di Abita sempre in movimento.